Ebbene sì, una partenza leggermente diversa dai soliti video che realizzo, ma lo spunto me lo dà un interessantissimo articolo del Wall Street Journal, il quale fa forse anche in maniera un po' provocatoria, un appello verso le istituzioni statunitensi per cercare di tutelare gli investitori medi, investitori retail. In un periodo di estrema compiacenza come questo potremmo essere invogliati, cadere in un eccesso di compiacenza e quindi acquistare. Senza alcun criterio, ancora una volta, asset rischiosi per una motivazione molto semplice ma anche banale. Salgono sempre. Quindi, rendimento assicurato. L'azione che compro oggi, domani avrà un valore superiore. Quindi, perché non comprare infischiandosene di tutto quello che è accaduto nelle ultime settimane, negli ultimi mesi? Beh, questo potrebbe essere sicuramente un pensiero comune a molti. E questo però potrebbe esporre gli stessi investitori al pericolo dei decenni persi. E allora è doveroso andare a ripescare nei libri di storia, non soltanto in abito statunitense, in ambito europeo, quando sono avvenute distorsioni del genere, ma andare a ripescare quello che è successo nel Giappone di fine anni 80, perché forse quella è stata una situazione di estrema bolla economica finanziaria che poi ha portato con sé degli strascichi impressionanti perché soltanto nel 2024 34 anni dopo il nikkei 225 il benchmark di riferimento dei mercati azionari giapponesi stavo per dire statunitensi è tornato sui suoi massimi storici realizzati proprio nel 1989 ma ripartiamo con un breve riassunto che cosa era accaduto negli anni 80 in giappone beh il giappone si era lasciato alle spalle già da inizio anni 70 la devastazione post Seconda Guerra Mondiale era diventato una vera e propria potenza industriale. Testimonianza della crescita proprio in termini nominali del PIL, perché se a inizio anni 70 il PIL valeva poco più di 200 miliardi di dollari, come vedete dalla grafica, a fine anni 80 lo stesso addirittura aveva superato i 3 trilioni di dollari. Un'estrema compiacenza, una estrema fiducia Nell'economia giapponese, che si è tradotta nell'esplosione del mercato immobiliare e dei prezzi degli immobili e anche degli asset finanziari. Andiamo con calma: mercato immobiliare, a fine anni '80, il mercato immobiliare, proprio come citato ad inizio video, valeva varie volte di più il valore del mercato immobiliare statunitense. Ma considerate una cosa: la superficie del Giappone è 26 volte inferiore a quella degli Stati Uniti. Quindi, Capiamo un attimo quello che stava succedendo, Ma tuttavia, a parte le mie parole, andiamo in grafica perché ancora una volta, grazie alla Federal Reserve di San Luis, possiamo ripescare alcuni riferimenti. In linea arancione, proprio l'andamento dei prezzi del real estate giapponese confrontati in linea blu con il settore immobiliare statunitense. Come potete notare, c'è un divario assolutamente enorme. Tutto ciò però ci riporta anche all'altro lato della bolla complessiva che era scoppiata in Giappone, i mercati finanziari. Andiamo a vedere che cosa era successo e mettiamo a confronto il benchmark di riferimento, il Nikkei 225 del mercato azionario giapponese con l'SP 500 dall'inizio del 1980 fino a fine del 1989. Come potete notare dalla grafica, davvero qualcosa di incredibile, perché se per la prima metà... Degli anni 80, l'andamento era stato pressoché identico e performance pressoché simili. Dal 1986 in poi il divario si è allargato in maniera abnorme. Con una performance a fine 1989 del Nikkei 225 che valeva più del doppio rispetto all'SP 500, quasi 500 punti percentuali di rialzo a fronte di poco più di 200 punti percentuali per l'SP. E poi da lì è cambiato tutto, perché come molto spesso accade, quando tutto va bene. Proviamo sempre ad avvicinarci al limite, ma questo limite ha un prezzo da pagare che se qualcosa va storto diventa estremamente elevato. E di fatto è stato proprio così. A fine anni 80, inizio anni 90, le autorità giapponesi hanno messo davvero un freno a quella che era la speculazione immobiliare. Hanno ridotto drasticamente quelle che erano le linee di prestito concesse dalle banche, e tutto ciò ha portato ad una inversione di tendenza incredibile, sia lato economico sia lato finanziario. Come vi dicevo poc'anzi, lato finanziario molto banalmente: possiamo ritrovare semplicemente i massimi del Nikkei, battuti proprio nel 1989, battuti qualche settimana fa. Ma da questo punto di vista l'economia ha sofferto tantissimo, l'abbiamo visto con un breve sguardo precedentemente per quanto riguarda il settore immobiliare, ma se torniamo ancora una volta al grafico del PIL possiamo notare come le, la dinamica sia stata letteralmente diversa e non tanto in termini nominali, adesso facciamo un piccolo cambiamento perché per quanto riguarda il cambiamento dal punto di vista della percentuale, vedete che da metà anni 80 in poi la tendenza è... Neutral ribassista per quelle che sono le variazioni del PIL del Giappone e soprattutto questa dinamica si è scontrata con una stabilizzazione dei prezzi. Il famosissimo Consumer Price Index CPI, che noi guardiamo in questi ultimi anni per l'inflazione, ci dà un, anche in questo caso un feedback per quanto riguarda quello che è accaduto in questi ultimi anni in Giappone, una stabilizzazione dei prezzi dei prodotti e dei servizi. Che si è scontrato con un andamento economico in sofferenza, con mercati finanziari in sofferenza. Dite di no? Beh, facciamo ancora una volta un piccolo, o meglio, diamo un piccolo sguardo. Vi ho fatto vedere il confronto tra SP 500 e Nikkei dal 1980 a inizio 1990. Ma dal 1990 ad oggi, che cosa è successo? Ancora una volta Nikkei e SP a confronto. Qua la fotografia cambia letteralmente perché se quello che è stato o quelle che sono stati le decadi perse sul settore azionario giapponese che ha ritrovato un piccolo margine di positività ad oggi con circa 5 punti percentuali di rialzo, dall'altra parte l'SP 500 ha realizzato una performance di quasi il 1500. Capite come siano cambiati gli equilibri in tutto ciò? Come vi dicevo prima, la causa scatenante sono state le istituzioni giapponesi che in quel momento hanno davvero mandato in blackout, mandato KO il sistema finanziario e di conseguenza il sistema economico. Dall'altra parte però hanno dato vita a quello che è stata una forma assistenziale finanziaria e cercando di uh, riattivare un po' l'economia che ha sicuramente creato una distorsione, un clima di sfiducia da tutti i punti di vista sul Giappone stesso. Sembrerà incredibile, ma diciamo che è artefice dei propri guai, poi cerca di risolverli in qualche modo. Le istituzioni giapponesi in quel momento non volevano comunque sia creare una crisi in stile 1929 negli Stati Uniti, e quindi cosa hanno fatto? Hanno sì tagliato il tutto, poi hanno cercato quantomeno di intervenire a sostegno del sistema bancario. In primis una montagna di crediti inesigibili eh, si erano praticamente palesati in quel momento, quindi le autorità hanno iniziato ad acquistare, acquistare, acquistare e poi siamo arrivati praticamente ai giorni nostri ormai con il tanto citati quantitative easing e allora qua devo fare una piccola pausa per farvi vedere altre parole. Chiudiamo questo riassunto appunto con la banca centrale giapponese ricordando che nelle ultime settimane ha lasciato quella che era una super politica estremamente accomodante ha rialzato i tassi di interesse di davvero poco ma è rimasta comunque sia ancora accomodante mettiamola così ma questo perché per dire che da quel lontano 1989 le autorità giapponesi nonostante avessero mandato K.O. economia e finanza hanno cercato poi di essere super assistenzialisti. Il che non è bastato per dar vita alle decadi perse. Quella che ha vissuto in realtà il Nikkei. Ce l'abbiamo davanti agli occhi, ve l'ho fatto vedere poc'anzi. E questo, per cercare di trovare una conclusione a questo video che ha raccontato un po' la storia no, del Giappone economico e finanziario di quegli anni, per invitarvi ancora una volta a che cosa? A un aspetto non è vero che non serve il timing per entrare sui mercati finanziari, perché non tutti si è Warren Buffett che si dispone di un capitale limitato, allora se si fanno piccoli ingressi con un capitale come quello si può anche aggiustare il tutto. Il timing è fondamentale. Se si comprano massimi, quindi bisogna fare particolarmente attenzione al rischio a cui ci esponiamo. È da qui che devono essere messe in atto regole ferre per cercare di tutelare il capitale immesso nei mercati e quindi cercare di tutelare al massimo il rischio che si può correre. Ci si riesce sempre? Assolutamente no. Di sicuro, come dicevo all'inizio, sui mercati non c'è niente, ma il timing è sicuramente fondamentale per non entrare, non incappare, non scontrarsi con quelli che sono... Le decadi perse, perché da lì è successo anche nei, nei mercati statunitensi, fine anni 60, quei massimi si sono rivisti nei primi anni 80. Quindi potrebbero passare anni prima di rivedere il proprio prezzo di carico dell'asset prescelto per il nostro investimento, seppur magari anche in maniera diversificata in portafoglio. Ma si sa psicologicamente abbandonare la posizione in perdita è difficile, si fa tanta fatica, vogliamo sempre aver ragione. Ecco, tutto ciò non deve assolutamente avvenire. Regole fisse, regole meglio ferre, dobbiamo cercare di averle. Investire significa avere delle regole, altrimenti si rischia di fare la fine del Giappone. Mettiamola così. È per questo che ci sforziamo all'interno della nostra community di provare a esortare anche le persone a studiare sempre un pochino di più seguendo quelli che possono essere i nostri spunti È per questo che vi invito ancora una volta ad iscrivervi ai nostri canali gratuiti sia il canale youtube trovate qua sotto il tasto di iscrizione che il nostro canale telegram ufficiale coloro che sono più propensi allo studio possono eventualmente essere diciamo interessati al nostro percorso formativo un servizio premium che vi può dare davvero tanto perché siamo in tre e ogni giorno cerchiamo di condividere un qualcosa non siamo dei maghi non siamo assolutamente degli oracoli siamo semplicemente degli appassionati di finanza ma che con un po' di esperienza perché siamo in tre in particolare il profena molto più di noi data l'età non me ne voglia di me e di Giuseppe ma per cercare di farvi diventare degli investitori consapevoli la definirei così in secondo luogo cerchiamo all'interno della nostra community di affiancarci a partner che possono offrire prodotti consoni a tutte quelle che sono alcune regole che dobbiamo impostare. Voglio ringraziare ancora una volta Fontower per il sostegno che ci dà nella realizzazione di questi video. Ci sono tantissimi prodotti all'interno del portale di Fontower che vi sto facendo vedere in questo momento. Trovate il link in descrizione per poterlo visitare. Come vi dicevo prima, il rischio è la base di partenza ed è l'unica che potete controllare. Anche grazie, magari in maniera forse un po' indiretta, ad alcuni prodotti che possono fare al caso nostro, ecco che siamo quasi obbligati a calcolare il rischio da ponderare sui mercati e sugli asset di riferimento. Questo è sicuramente una discriminante importante. Siamo estremamente compiacenti, infine. Vogliamo comprare ad occhi chiusi, senza pensare a quello che è accaduto una settimana fa, un mese fa, tre mesi fa, non guardiamo niente. Molto probabilmente il rischio di incorrere in drawdown importanti è molto alto. Siamo un investitore consapevole che cerca di indirizzare i propri capitali verso quelle che possono essere le classi più interessanti a seconda di quello che è l'ambito macroeconomico, finanziario ed economico più importante. Insomma, ho cercato di fare un tutto tondo, ho cercato di dare ancora una volta, spero, un input utile. Per tutti coloro che sono interessati al mondo del trading online, ma soprattutto degli investimenti. Spero possiate cogliere questo ulteriore esempio. Fatemi però infine sapere la vostra, se avete magari l'esperienza dalla vostra se avete vissuto in maniera magari un po' lontana quello che è successo a fine anni 80 in Giappone, se rivedete quelle che possono essere alcune similitudini tra quanto accaduto in quel fine anni '80, nel lontano est, quello che magari stiamo vivendo in Europa, negli Stati Uniti oggi, faremo la fine del Giappone? Era un po' questa la domanda dell'articolo. Beh, sicuramente dobbiamo fare appello alle istituzioni, in primis, forse non ci ascolteranno, ma noi possiamo sicuramente agire in maniera consapevole. Spero possiate accogliere questo mio appello a seguito dell'appello fatto da quell'articolo. Io sono ancora una volta impaziente di leggere i vostri commenti, spero che ancora una volta questo video possa essere stato utile, io come sempre vi ringrazio anticipatamente, vi auguro una buona giornata e come sempre vi attendo al prossimo video.